Ma devi fare una faccia super stupida, la faccia che non hai mai fatto. Non so più che fa. Sempre L'abbiamo fatte talmente tante, cioè che allora. ormai 9 che fai? Questa è quella che prenderò poi per la copertina. Sì, Basti. sempre assist. Allora, ragazzi, qui Sì. dobbiamo analizzare la nona giornata di Serie A. Tra una partita che non si sa se giocherà o non giocherà, in un secondo ti dicono sì, gioca, l'altro secondo ti dicono no, perché noi andiamo ad analizzare comunque tutto nel La dubbio. analizziamo, Poi poi quelle se che giocano, gioca, giocano, beh. quelle che giocano, non giocano. Detto Esatto. questo, Ciao ragazzi, ben ciao. ritrovati a tutti. Vi chiediamo di lasciare like per supportare questo genere di contenuti, per supportare soprattutto questa serie. Qualora la vogliate, fino alla fine della stagione. Se volete il prossimo episodio, non vi stiamo chiedendo soldi per farla continuare. Vi basterà semplicemente cliccare sul tasto del like. Se poi ci volete fare un regalo, ci volete supportare fino in fondo e ci volete far contenti, iscrivetevi e attivate la campanella. Resterete sempre aggiornati sui nostri contenuti. Con Comunque calma. saliva giù. Due canali di calcio, un canale extra calcio, tutti in descrizione. Come sempre compariranno qui durante il video consigli per il fantacalcio, nostri pareri personali. Cercheremo di capire come potranno finire queste partite. Fate le vostre analisi qui sotto nei commenti. Magari troviamo qualche spunto interessante di riflessione. Vi leggiamo tutti quanti, anche se non rispondiamo a tutti. Detto questo, si comincia da Udinese Cagliari. Cagliari. Partita io non riesco a interpretarla perché poi il Cagliari è capace di ribaltare e controribaltare in una maniera di quelle Ma e pazzesche. l'Udinese invece dipende dalla Fatico, giornata. io l'Udinese fatico ad inquadrarla ancora peggio, onestamente. È per Quindi questo che ti sto dicendo, cioè dipende dalla giornata, se becca la giornata giusta penso che l'Udinese addirittura la possa vincere, perché giocando in casa secondo me c'è pure una grossa occasione per accumulare altri e punti, sono d'accordo con te, sono d'accordo con però te. non Secondo me me la alla se... fine potrebbe spuntarla l'Udinese a sto giro. potrebbe spuntarla l'Udinese, Perché ma ultimamente è il io... Cagliari che sta andando meglio dell'Udinese, forse. Sì, ma la mano sul fuoco però non ce la metto fino in No, fondo. manco io ce la metto. Però te posso dire, a mano sul fuoco, se gioca bravo titolare che segna, io ce la metto. Se gioca... Ecco, lo sai, non avevo visto questa cosa. Mi era Iker Bravo, sfuggito non Iker so Bravo se lo, non titolare. so se lo conoscete, non so se Secondo sapete. me, No, ma l'ho detto io. potrebbe... L'hai detto tu, Dinne ok. Narto, mi sono sentito male. Zarraga. Segna manco per sbaglio. Segna Zarraga, Iker Bravo fa Lo autogol. Preparatevi. guarda. Io a sto giro ti vado dritto e a gamba tesa sull'Uvumbo perché. Sì, Un... vabbè, ma na, cioè, ancora non ha mai segnato manco per Ne sbaglio. diciamo uno nuovo e io te Zappa, mi dici? dico no. Va a zappà? No, a dopo? Me lo dici a Ero dopo? indeciso proprio a dopo o piccoli, però per Vai a evitare piccoli, dopo. a dopo. A dopo. A dopo, ci vediamo dopo. Va bene, ok. Chi vincerà non si sa. Leggero vantaggio per Leggere, il leggero fattore favore per casa l'Udinese. Udinese. 8-0 Cagliari. Detto questo, Ecco qua, questa è un'altra questo è ancora partita. peggio. Questo è ancora peggio. Torino Como. Il Torino però si deve dare una svegliata, Ma il Torino perché... che perde in quel modo col Cagliari dopo che vinceva 2-1 in casa. Altra possibilità perché la gioca in casa. Io non so come stanno a livello di morale. Il Como nel bene o nel male Non era comunque. Cagliari, Torino. Ma non era Torino Cagliari? Mi No, Cagliari gioca fuori. Boh, sarà stata Cagliari, Torino. ricordo male. Mi sa di sì, eh. Scusa, ma io. Vabbè che sono diventato. No, vabbè che sono sempre stato un deficiente, però mo, non te vorrei contraddire, ma. Ma È Cagliari, Torino. che cazzo mi sono andato a ricordare? Non lo so. Vabbè. Mi sembrava abbastanza, però, chiaro. Però, Vabbè, comunque... comunque, io non riesco a inquadrare neanche il Torino. Il Como invece è più inquadrabile perché ad oggi mi sembra più squadra, mi sembra una squadra più in forma dal punto di vista psicologico, Era una squadra partito più meglio il consapevole. Torino, Oh, ovviamente, si sono all'inizio invertiti i ruoli. campionato. Si sono invertiti i ruoli, ma ti dico, forse oggi il Como è addirittura più avanti rispetto a come era partito il Torino inizio campionato. Cioè, non so se hai capito il parallelo che Sì, ti sto sono d'accordo con facendo. te. Potrebbe uscirci un X2, però proprio per il gioco delle controparti, secondo me a sto giro se la porta a casa il Torino. La pareggiano. Pareggio secco. Però non so per quale motivo sta andando troppo male, secondo me, il Torino. C'ha più possibilità Appunto, di portarsela a pareggio. casa loro. No, secondo me a vincere non la vincono perché il Como è veramente una squadra organizzata. Non credo ce la facciano, però. Allora, bagniamo Nico Paz, non si può dire.
Sì, lo banniamo assolutamente E per il sì. resto possiamo dire qualsiasi cosa. Allora, io te vado sul mio preferito, su Adams, perché gioca titolare e perché Adesso stavo già a si deve guardare qua. risbloccare, quindi Tu mi vai su Adams? vai, tu Senza spara il nome, dai, a cazzo Zapata è di cane. difficile, dico Sanabria, vado sull'altro. Ma quella è un'altra variabile che deve essere considerata. Te manca un po', dice, no, ma in realtà buttano pure dentro, però Zapata c'è è il un'altra terminale offensivo presenza. di riferimento. Io vado su Perrone, giusto per dire qualcosa di molto esotico. E tu? Fadera, come si chiama? Faderà. Non Fadera, lui. è Faderà. Io quando Faderà, io mi invento i nomi, lo sapete. Sì. Napoli-Lecce 0-6, 0-6 contro la Fiorentina. Appunto. Vincere Napoli, punto, basta e stop. Non dobbiamo Ma anche dilungarci secondo me troppo. senza troppe difficoltà, sto Lecce ragazzi sta a fallo, opposto vuole mettere il record dopo la migliore partenza l'anno scorso nella Sì, sua storia della vuole Serie A, vuole fare la peggiorare, peggiore, vuole vuole fare. fare la peggiore. E vincerà pure da un paio di gol di scarto, secondo Almeno. me. Poi non lo so. Almeno due. Questo è quello che ci Vedo suggerisce il campo. turnover, ma non credo che verrà fatto. Che senso c'ha per Conte? Qua riporta in questo momento storico, mentre stiamo Neres, registrando, Luca Congolge. perché lascia Kvara in panchina? Che questi fanno una Posso competizione a capire settimana. Politano Neres, perché magari Neres è quel quarto in attacco che ti ha fatto vedere Ma tante tutte e due ci cose. credo manco se lo vedo. Esatto, cioè Non Neres c'ha Politano lo senso. posso anche comprendere. Ngonge pure con Kvaratskhelia mi sembra un po' esagerato. Kvara giocherà, probabilmente giocherà Neres. E quindi te lo frego subito, Neres. Tu mi dici, io addirittura li volevo bannare tutti e tre, figurate. E No, quindi adesso io fammelo vado pure. ancora su McTominay. Che io ho Ne detto la settimana butta un scorsa. altro. Ok. Sul Lecce faccio fatica a dirvi un nome. Me lo dico In onestamente, ma. questo momento devo dire di sì, e io però vado su Uden. No, io voglio andare su qualcosa di molto più esotico. Dorgu, Tete Morente non gioca che esotico non è. titolare. No. Tete Morente non gioca titolare, ma siccome non lo schiererò mai al Fantacalcio e ce l'ho io. Ok. Se gioca titolare mettete lui perché sicuramente farà un gol a caso, altrimenti io ti vado su Pierotti qualora dovesse giocare titolare. Cioè, senti oggi che cazzo di Nomi? esoticità che ti sto tirando fuori. Eccola, la partita della discordia. Tra Sì. è ufficiale e non si gioca più. La Lega Serie A è il giorno dice no, sì, se gioca perché... Nell'arco di poche ore ha detto una cosa e il suo esatto No, è il opposto. continuo e il contro continuo. Ragazzi, noi ve la analizziamo la partita, a prescindere se giocherà adesso, se verrà recuperata nel 2025, tanto sti 5 secondi che andiamo ad analizzare non cambiano Assolutamente sicuramente la la vita. vita. Non mi reggo in piedi con la voce. Io non so dirti chi potrebbe avere la meglio, perché Allora, Milan ad oggi, in questo momento, non mi viste. sembra una squadra che può Allora, vincere facile in casa del Bologna. il Milan sta prendendo mano a mano però forma, in base a quello che è Fonseca. Sempre alti e bassi. Sempre alti e bassi, però si comincia a intravedere un po' meglio la mano dell'allenatore. Cosa che non si può dire del Bologna, che ha perso ancora Con anche in l'Aston Europa con Villa. l'Aston Villa, a differenza del Milan che ha vinto. E quindi io andrei proprio sfruttando quella che è stata l'onda europea delle partite giocate in settimana, quindi io vedo favorito il Milan. Forse leggermente, ma potrebbe uscirci in pareggio, secondo me. Potrebbe vincere il Milan, forse è più Secondo me probabile, vince il però Milan. Ecco, vabbè, mi dici il nome del qua, il nome della. per il Bologna ora sono parecchio in difficoltà, devo essere Io te sincero. dico Castro e Tu mi vado dici easy. Castro, io provo ad andare su Ndoye, prima o poi lo butterà dentro un pallone. Tanto non lo metto di volare al Fanta. Anzi, no, mi sa che lo dobbiamo mettere per forza perché stiamo con i giocatori contati. E quindi insegna. E guarda, io insisto su Leao perché Guarda, tu insisti su non Leao, deve cominciare io da. caccio invece un nome a sorpresa che non è neanche titolare, Okafor. Qualora dovesse giocare, beh, vista la prestazione bella, l'assist Okafor nel secondo me sì. si ritaglierà parecchio spazio. Atalanta-Verona. Possiamo passare avanti. Possiamo quasi passare avanti visto che l'Atalanta della precedente vince col Venezia, il No, Verona prende una scoppola. nella precedente crea 700 occasioni da rete e non vince contro il Celtic. E Ah no, motivo io per parlavo la cui. precedente del No, no, la campionato. precedente precedente. La Motivo per cui precedente, sì, è in vero. questa Deve potrebbero. vincere, No, sì. no, ragazzi, buttano dentro almeno tre, secondo me. E fu così che vinse 1-2 il Verona. Tre in totale. Il Verona però ha patito una brutta sconfitta contro il Monza, la precedente in Non la campionato. vedo Però in non, forma. L'Atalanta no, non lo vedo neanche gli in fa forma. male.
gli fa Pure male secondo me e Shaarawy. De Ketelaere si deve sbloccare perché, ragazzi, insegna più manco con le mani da quando l'abbiamo presa a fantacalcio. Ovviamente non vi dico Lookman e Retegui per ovvie ragioni, provo ad Veron. andare su Heehan, gol dell'ex. Interessante. E mentre io per il Verona vi sorprenderò, ragazzi, perché vado su. Vediamo, lo sta partorendo, Vado su ragazzi. Silva. Su Se Silva, gioca. figurati. Vai, e tu? Settimana scorsa non l'ho detto, lo ridico questa settimana. Tengsted Non gli ha dato retta, non segna manco che le mani. segna manco che le mani. Ma manco che i piedi. Allora, Parma-Empoli. Questa è una partita L'Empoli. difficilissima da L'Empoli trovare. secondo me continua a dimostrarsi comunque, al netto di tutto, una squadra ostica tra sconfitte, situazioni Organizzata. organizzata, brava, bravo, è il termine più adeguato, però io penso che se il Parma voglia dimostrare quello che finora a tratti non ha dimostrato, perché secondo me, per come erano partiti, Erano ben altre le avrebbero attese. potuto dimostrare molto di più, invece tante partite hanno cioccato, hanno subito rimonte, ribaltoni. Forse in questa sono favoriti loro e qua io vado de cattiveria su Mann, proprio senza. Queste sono le partite che lui te le deve indirizzare. Io vado su Bonny che Continui a ha dare dato lui il ha fiducia. segnato lui il colpo d'attacco La la settimana scorsa ha settimana segnato lui. scorsa. La settimana scorsa ha segnato lui. Ok, quindi io vado su Ci Bonny. avevamo contro il fantacalcio, tra l'altro, tanto per fare una cosa. Appunto. E Ok, e. per l'Empoli, squadra organizzata che però A me piace gioca de tantissimo squadra, non Anziolin. Anciolin. Agnorin, ok. No, io vado su Esposito. Ok, che poi io ancora non ho capito se è in prestito dal Chelsea o se è a titolo definitivo. Però, No, ragazzi, non se vede che è credo. un calciatorino molto interessante, poi pure giovane, mi pare già tipo 21 anni. Lazio-Genoa, ragazzi, per me in questo momento storico. Non dico che non ci sarà storia, ma alla fine se la porterà a casa la Lazio. Questa è la Sì. percezione che ho, nonostante poi il Genoa ti riprende una partita contro il Bologna. Bologna che era passato un doppio vantaggio, se non ricordo male. Pinamonti che te fa doppietta. In questo caso, secondo me, magari pure de misura, ma la Lazio se la porterà a E casa. infatti secondo me sarà una vittoria di misura. Sì, Però se la porta a casa la Lazio pure secondo te. soffre ma vince. Difficilmente il Genoa, ragazzi, riuscirà a tirar fuori una partita. Potrebbe approfittare delle fatiche europee della Lazio, No, quello ma che vi pare, ma secondo non me, basterà, non anche basterà. secondo me. E guarda, io ti lascio, visto che finora l'ho detto sempre prima io i nomi, ti lascio la possibilità di dire i nomi. Guarda, io confermo ancora Pinamonti, nonostante ha fatto già No, due io gol la no. precedente. Io vado su Miretti invece per quanto riguarda la. E invece per la Lazio voglio andare su Rovella, anche in questo caso ex. No, io ti vado su Nuno Tavares che a sto giro segna. Basta assist, gol. Quindi se ce l'avete, ma tanto. No, vabbè, Nuno Tavares dai, è da bannà. Cioè, se mette sempre Nuno Tavares anche a te, te ne dico un altro. Dai, dimmi un altro. Te dico Isaksen, te dico. Che non Ok, è poi così scontato. ci sta. Anzi, se gioca Gigot, vi dico Mettete Gigot. Gigo. Ecco. Monza Monza Venezia, Venezia. vincer Anche Monza. Per me, senza se e senza ma. Magari de secondo misura, ma vince il me. Monza. Vince il Monza. Step psicologico, vince 3-0 la precedente contro il Verona. Se attivano Devono. dei meccanismi di tranquillità al Venezia che, Ma guarda, no, ragazzi, tranquillità non lo so, però devono consapevolezza. assolutamente riconfermare quanto di buono fatto perché giocano in casa. Non sfrutti questa partita, può essere un'arma a doppio taglio, quindi devono per forza vincere. Pereira, se gioca titolare. Pereira se gioca titolare. E non Peretta. E tu? Caprari che Lo stavo insegna per più dire. manco dal 15-18 È stato probabilmente. scocciato 8 anni praticamente. Vabbè, però. Oh, ma se sta spegnendo la PlayStation, aspetta un attimo, che qua Sì, andiamo a fare cose. fai con calma. No, non è successo niente. Mentre invece per il Venezia. Mamma Io per il Venezia ti vado su. No, per non dire sempre gli stessi, io. Duncan. Sagrado. Sentite, gioca titolare. Paradisi. Preparatevi, ragazzi, se fa autogol. Mamma mia. E andiamo prima su Fiorentina-Roma e poi analizziamo il big Sì. match per eccellenza. Anche questo nella sua dimensione è un big match. Ragazzi, io In teoria dovrebbe esserlo, vedo le però. fatiche europee della Roma. Sì, perché Io della vedo. Fiorentina no. No, io vedo, a prescindere dalla fatica in sé, io Ah, tu vedi la vedo prestazione europea allora, non la la fatica. prestazione nostra, mo, a prescindere da quella della Fiorentina, pure loro, qualche difficoltà e via dicendo, partite strane. Ragazzi,
Io non so positivo, cioè secondo me faremo una fatica di quelle clamorose a buttare dentro almeno un pallone in rete che Allora, a me voi non infatti è proprio capirete. questa cosa che mi preoccupa, la nostra sterilità che preoccupa e più che altro che loro in porta c'hanno De Gea. Quindi magari riesci pure a crearti un'occasione che però te verrà sventata sistematicamente da De Tapara, Gea. e Esatto, quindi io io c'ho te... paura di vedere avvantaggiata la Fiorentina. No, 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 io te sto arrivando a dire che la Fiorentina vince. Cioè Io te l'ho non è detto da. avvantaggiata, io vedo la vittoria della Fiorentina. Vedendo poi quella che è stata la prestazione della Roma in Ma settimana in Europa. se ci dice bene, un pareggio porti a casa, ma No, vince al secondo Franchin, ci credo manco suo vedo, me. ragazzi. So, Non è per hanno già perso gufarla, eh. Lazio in casa dalla Fiorentina, hanno già perso Lazio e Milan. Ecco, mi hai ricordato una cosa che mi ha dato conferma che perderà la Roma, allora. Non c'è due senza tre. Per la Pensate Fiorentina sarà la terza testa della te. E Big in in casa. culo viene da sé, ovviamente sempre ai tifosi da Roma, dopo il non c'è due senza tre. Gosens. Ma hai fregato il nome? Avrei detto proprio Cosenza. E allora io ti dico Bove, ce lo butta al culo. Ci E se esulta, fa pure resterebbe proprio bene. Ecco, bene. non esulta per rispetto, ma fa pure Sei bene. sicuro che mi esulta per rispetto? Io non lo so. No, non E, esulta. per Non esulta. noi, se proprio chi ci ha butta dentro se non Dovbyk? Ma Zaleschi, ma come chi ce la butta Ah, dentro? certo. Alla porta Zaleschi. nostra, però. No, la porta loro, per sbaglio, per spazzare Ah, la no. palla perché voleva difendere per loro, l'ha butta La dentro. butta dentro, E gli fa il poi gol. si incazza pure quando segna, perché dice, ma io non volevo, non volevo, ma non avevo Ma non avevo capito! capito. Non sto Esatto. scherzando, io dico Zaleschi, ragazzi, segna Zaleschi. Segna Zaleschi. Se ce l'avete, provate a buttarlo, Provate. fate il discorso simpatia. Inter Inter-Juventus, Juventus. ragazzi, questo è uno scontro... Mi è da ridere a di che sa di scudetto, però comunque sono due delle prime della classe, non mi ricordo manco quanto stanno in classifica. Seconda e Seconda e terza. terza, Seconda e ok, non terza. mi ricordo in che Te lo dico ordine. No, io. Inter Seconda seconda, l'Inter e Juventus Juventus terza. terza. Distanza di un punto. Mi ricordo male? Tra le due litiganti, la terza continuerà a Che è godere. il Napoli, ovviamente. Sì, però, regà, io qua vi dico la verità, per me questa è un X tutta la vita. Perché Vince l'Inter. vince l'Inter, secondo Prima te? sconfitta in campionato per la Juve e soprattutto... No, scusami, no, ha già perso una de campionato? No, che ho La Juve detto? non ha mai perso. No, allora no, prima sconfitta in campionato, no, mi stavo sbagliando, pensavo che col Cagliari aveva perso, mi stavo 1-1 ha confondendo, fatto. 1-1. Prima sconfitta in campionato per la Juve e soprattutto prima partita dove prenderà due gol. Addirittura. No, io Il vedo. tracollo subito contro lo Stoccarda, No, secondo me, peserà l'assenza. Allora, parecchio. Calhanoglu non c'è sta. E secondo me l'assenza si farà sentire. E anzi, ti arrivo a dire che sarà una partita della noia mortale, secondo me. Sarà Dici? una partita in cui veramente Ducechi a fa sassate, Da una parte mi auguro inseppieranno che manco per... No, pure io mi auguro no. Mi di no. auguro che no, Ma perché insomma. inseppieranno manco per sbaglio, ragazzi. Per me sarà una partita veramente de merda. Benissimo. E spero di sbagliarmi. Nome sinistra, nome destra. Capirei. Capirai, dell'Inter non posso dire nessuno, in pratica. No, Di no, vai, vai, digli quello che cazzo ti pare, di. Marco. Di Marco. Io invece ti dico Pippe Franche e a destra me Con Seisao. l'hai fregato, porca mignotta. Io ti dico Kalulu allora. E questo è quanto. Gol da Kalulu! derby, diciamo, che c'ha un po' di sapore da derby per Calulu. Come fammi fiare? Esatto. È una storia lunga, non sapete. I D-Billions, che non conoscete ovviamente. Forse Li qualcuno li conoscete? conosce. Non li Scrivetelo qua sotto conoscete. nei commenti se li C'hanno conoscete. 80 milioni di iscritti su YouTube. Insomma, rispetto a noi il nulla Nulla cosmico. cosmico. Tranquillo. Loro il nulla cosmico, Perfetto, l'hai capito. eh. Grazie per la visione. La Alla prossima. vostra qua sotto nei commenti. Ciao ragazzi. Ciao.